Esempio concreto del fare squadra, la Fondazione Welfare Dolomiti, guidata dalla bellunese Francesca De Biasi, opera in provincia con l'obiettivo di raccogliere ed erogare fondi a sostegno della popolazione, affrontando di petto le tante criticità che attanagliano il contesto bellunese. Io ho visto nascere, ed è stato un grande privilegio, il Fondo Welfare, che da poco è diventato Fondazione Welfare Dolomiti Belluno, ed è stata un'esperienza emozionante anche per l'eterogeneità delle esperienze che sono state portate all'interno del fondo. Il fondo è nato per contrastare lo spopolamento, poi si è occupato delle diverse emergenze. Certamente il tema della donna in questa realtà, quindi la donna in provincia di Belluno, in una realtà montuosa, è stato un tema sempre presente nell'azione del fondo per tanti motivi, perché quando si parla di spopolamento sono le donne protagoniste, le donne e le loro difficoltà, ahimè, anche in montagna, di prendersi cura dei propri figli e di poter mantenere anche un ruolo lavorativo, un ruolo anche nella società. La Fondazione è sensibile anche alle esigenze della popolazione femminile. Sicuramente le due azioni più importanti sono l'azione della prima accoglienza alle donne che sono vittime di violenza, perché abbiamo voluto inserirci in un tassello che era mancante nella rete, nella presa in carico della donna, e così il fondo garantisce le prime 4-5 notti in un albergo convenzionato con il nostro fondo alle donne che devono in qualche modo sfuggire dalla propria abitazione. Questo è un accordo, anche qui, proprio per la realtà del fondo, che cerca di mettere in rete e dare responsabilità e partecipazione a diverse realtà. È un accordo che è stato coordinato e è sotto il cappello della prefettura. Un'altra azione che vede come protagonista le donne è il sostegno, le donne in montagna, e il sostegno ai nidi in montagna, e quindi a tutte quelle donne che magari non hanno le famiglie, che non hanno un gran reddito, ma che hanno necessità di collocare un bimbo per mantenere la propria attività lavorativa in un nido. Una realtà pronta a cogliere le nuove sfide che coinvolgono la comunità bellunese stessa. Una cosa che ora stiamo facendo, e che quindi entro questo mese poi andremo a chiudere, è intanto quello di fare una mappatura di tutto quello che c'è nel territorio, sia a livello di bisogni che di risposte. Ricordo che la nostra fondazione ha come fondatori la gran parte degli enti del territorio, che gran parte di questi enti, delle categorie, delle associazioni hanno delle loro azioni di welfare, quindi una mappatura della realtà, una mappatura dei bisogni, e anche vedendo che dentro nel nostro CDA ci sono delle donne, ci sono degli uomini, anche una mappatura delle esperienze. Sicuramente non mancheranno degli interventi sul tema dell'anziano solo e sul tema delle nuove famiglie, e qualcosa anche sull'attrattività. Ecco, siamo in perfezionamento degli interventi, questo è un grosso lavoro che stiamo facendo. L'altro grosso lavoro, accanto alla mappatura e accanto all'individuazione di questi progetti bandiera, è quello della partecipazione. E mi piace partecipazione e non semplicemente donazione, perché nello spirito della nostra fondazione chi dà qualcosa partecipa alle azioni della nostra fondazione. Quindi sicuramente allargheremo anche a tutte le altre categorie di lavoratori, dato che abbiamo tutti i sindacati e la gran parte delle categorie economiche, la possibilità di fare una piccola donazione alla fondazione per partecipare alle nostre azioni.